La ragione per la quale è stata premiata la macchina in oggetto? Dunque, l'attrezzatura in oggetto è un'attrezzatura da abbinare a un'irroratrice tradizionale a controllo ISOBUS. Questa attrezzatura permette di effettuare l'iniezione diretta di diversi prodotti addizionati al prodotto principale in maniera georeferenziata in base a mappe di prescrizione e con interconnessione sullo stesso virtual terminal della macchina ISOBUS. Per cui è un'evoluzione di un sistema che precedentemente veniva fatto in maniera abbastanza sommaria e con dei riferimenti solo proporzionali rispetto alla distribuzione del prodotto, mentre qui ragioniamo per volumi georeferenziati. Questo naturalmente in piena conformità con agricoltura 4.0 e quindi controllo da remoto, caricamento di mappe di prescrizione, eccetera. A quale segmento è di mercato e a quale utente si rivolge? Dunque, la richiesta qui è venuta frequentando il campo, specialmente dalle colture orticole e piccoli frutti, diciamo, e vivai. Però a conti fatti può essere utilizzata in campi molto più ampi, anche nelle colture cerealicole e nelle colture a pieno campo. Per quanto riguarda la ricerca, vi siete avvalsi di collaborazioni esterne oppure no? Questa attrezzatura è stata sviluppata in collaborazione con la ditta Startec di Pordenone, che è un nostro partner da molti anni. Abbiamo praticamente gestito quasi tutto internamente, mettendo a disposizione le nostre già conoscenze a livello di irrorazione, di distribuzione di concime, di hardware e di software, di sviluppo software. Ci siamo divisi i compiti e abbiamo sviluppato questo jack. A quali mercati esteri si propone, insomma, la vostra azienda? Allora, generalmente noi operiamo sulla Comunità Europea, le Americhe e l'Oceania. Chiaramente questo è un prodotto che si rivolge a un'utenza che abbia già un certo sviluppo a livello di gestione della filiera e di tracciabilità. Nella comunicazione, anche perché un prodotto deve essere comunicato, ci sono degli eventi o in che modo voi pensate di comunicare questo prodotto? Allora, questa è per eccellenza la comunicazione migliore attraverso EIMA, che è un punto di riferimento internazionale da sempre. Chiaro, i canali tradizionali di stampa, i social network, ma contiamo molto proprio sull'esperienza diretta e anche su prove in campo da presentare ai clienti, perché chiaramente aziende come le nostre non hanno budget milionari per poter fare delle promozioni in grande stile. Quindi EIMA penso che sarà una bellissima vetrina per noi in questo caso.